In un'epoca artistica come la nostra, sempre chiassosa, dove la giustizia artistica fa fatica a ristabilire i valori, esistono pittori, artefici, demiurghi che si muovono con piglio deciso, risoluto, alla caccia pionieristica e intrepida a misteri di tecnica e di abilità inventiva che veramente toccano il cuore. Fra questi c'è un artista partenopeo o comunque napoletano, per cui Napoli è azzurra ma anche appiccicosa come una carta sporca per arrivare a certe visioni. Un artista totale, preveggente, inconfondibile, un artista che non si è lasciato assorbire dalle mode, dalle tendenze, dalle facili trovate, anzi ha fatto della complessità, spinta all'estremo limite, la favola del suo genio. Sto parlando di Francesco Paolo Basile, in arte Francisco Pablo, e come sempre è qui con noi a Tra Forma e Colore. Ben arrivato. Buonasera. Ecco, io sancisco sempre il momento perché ricordiamo, archiviamo i dati, è giusto archiviare anche queste trasmissioni con gli artisti. Paolo, le opere sono qui presenti come sempre, ma quello che conta è appunto abbandonarci nella loro, in quello che stai facendo, cioè in questa estetica che, lo ricordo sempre, non è statica ma è mobile, e tu lo dimostri, cioè quella carica estetica che era chiusa in queste opere. Allora, velocemente ricordiamo due o tre notizie sulla tua attività artistica. Sì. Ricordavo che tu sei di Torre del Greco, esattamente, esatto. Giusto? Sono di Torre del Greco, provincia di Napoli. E lì ho cominciato i miei studi artistici, proprio con l'Istituto d'Arte di Torre del Greco. Torre del Greco, questo istituto, ha un ramo particolare che è l'incisione su cammeo e in alcuni casi anche su corallo. Questo è proprio, Torre del Greco è famoso su questo, e questa influenza me l'ha data molto. Infatti la mia pittura, più che una lavorazione con un pennello oppure con la spatola, sembra quasi un'incisione fatta, certo, su colore. Perché c'è una raffinatezza, c'è effettivamente un'abilità tecnica. Certo. Però non è sufficiente questo, ma comunque continuiamo pure. Che poi ha continuato con una sorta di decorazione, perché poi all'Accademia di Belle Arti di Napoli io ho proprio studiato il ramo della decorazione, e questa influenza io credo che si nota nella mia pittura, una sorta di incisione proprio nel colore e una decorazione sicuramente un po' personale, forse anche quasi confusionaria, dove però all'interno stesso di questa decorazione si possono immaginare delle immagini, delle figure. Queste sono delle immagini che ognuno di noi dovrebbe guardare l'opera dovrebbe rappresentare, insomma. E allora vediamo subito, effettivamente, vedete, parte la formazione non indifferente, fondamentale di questo artista, ma non è sufficiente, gli artisti, sapete, si nasce e Francisco Pablo, artista, è nato fino al momento in cui capisce che per essere titano dell'arte occorreva rappresentare il punto di unione, il punto di pareva impossibile sutura tra ciò che è informe, tra l'antiform e la figurazione. Ed ecco allora che da questo crogiolo, da queste foreste quasi scheletrite, ma ammantate con repentina scarica di genio, con raffiche di prelibatezze cromatiche, ecco apparire da questo universo di antiforma il massimo della figurazione. Apparenze laconiche di corpi reali, ma quale prodigio di virtuosismo. Francisco, ti chiamo un po' in tutti questi modi, ricordo che è Francesco Paolo Basile. Francisco Pablo, probabilmente anche per una tua vicinanza alla suggestione spagnola e immagino al grande genio del Novecento, Picasso, certo, come tu certo stesso mi hai rivelato. Sì, infatti. Dunque, nella mia pittura io non amo ritrarre particolarmente i paesaggi, anzi sto con la natura in una fase quasi conflittuale, perché la natura la vedo come un artista. E quando vado a ritrarre un paesaggio mi sembra quasi una copia, o meglio una brutta copia. Quindi io preferisco ritrarre i miei stati d'animo,
perché quelli non sono una copia. E infatti questi personaggi... Vediamo, ecco, questa sì. prima opera, guardate, ricordo che sono acrilico su tavola, sì, 50x70 centimetri, la dimensione di quest'opera. Vi ricordo come sempre che tra forma e colore è interattivo, nel senso che nei numeri in sovrimpressione potete direttamente contattare l'artista in studio, quindi c'è anche questa possibilità di conoscerlo, di approfondire la conoscenza, di vedere le opere, capire. Quindi, dicevamo, appare all'improvviso certo. questa immagine che anzi si capisce quasi una forma pensosa, una posizione di riflessione. È un po' il mio stato d'animo, ma quello che io vorrei è che ognuno che guarda quest'opera si riesce a immedesimare con i suoi stati d'animo, con le sue emozioni. E quindi io considero le mie opere delle opere quasi non finite, come un libro, un romanzo, dove manca il finale, perché il finale lo deve mettere il lettore. E il lettore che andrà a leggere quell'opera, a distanza, la andrà a rileggere a distanza di un giorno, di un mese o di un anno, darà un finale diverso, perché il suo stato d'animo e le sue esperienze saranno diverse. E quindi queste opere, ogni volta che si andranno a rivedere, daranno emozioni nuove. Quindi l'artista, vedete, l'artista cerca in qualche modo la complicità dell'osservatore, di chi gode di queste forme. Esattamente come in quest'altra immagine, sempre di Francisco Pablo, vediamo ancora una volta la figurazione, ma il massimo della figurazione. Si capisce come Francisco Pablo abbia realmente studiato anatomia, come abbia inverato, come abbia scandagliato quasi tendine e muscoli, eppure questa immagine, questo corpo, è realizzato con una tecnica, in questo parlavo di novità assoluta per l'arte, cioè il punto è questo, capire quando un artista realizza qualcosa che prima non c'era, o meglio, quando vede qualcosa che tutti conoscono, ma la rappresenta con novità, quello che diceva Foscolo. Certo. Classiche, vogliamo dire, un'anatomia opulenta, massività espressiva, ma sempre un qualcosa che è tipico di Francisco Pablo, unico in questa sua capacità. Dunque, per questo parlavo di artista preveggente, inconfondibile e unico. Perché non ce ne sono altri che realizzano questo. Già questo basterebbe a collocarti nella costellazione dell'arte contemporanea. Ma poi aggiungi questo plus valore, questa carica di inquietudine forse, di dubbi risolutivi. Vedete, si può concepire la vita come una catena interminabile ma perfettamente razionalizzabile di eventi, e si può anche concepirla come una tragedia senza inizio, senza senso e senza fine. Probabilmente Francisco Pablo si colloca a metà strada fra queste due visioni, perché sicuramente sei un grande razionale che paghi ogni invenzione misurandola sulla scala della più alta rappresentazione occidentale, lo vediamo da queste forme. Ma c'è in te però anche questa consapevolezza di uno di quel trito scialo di situazioni, come diceva Montale, che è la vita, che non porta a nulla in definitiva. Lo fa l'artista anche quando quella visione che è d'anima inquieta viene, ripeto, ammantata da un colore che non è un colore reale, ma è surreale, è totale, è quasi fosforescente. In questo Francisco Pablo è altamente contemporaneo. Questi sono verdi che hai visto su Marte o su Orione. Praticamente sì. Effettivamente, guardate, ma poi anche il rosso aranciato che ricorda quasi la labardiere di manierista. E poi sempre queste. Un'altra cosa stupenda di questo artista è proprio il vedere quasi queste foreste equatoriali da cui promana una luce che ti fa intuire, ti fa entrare proprio, ti fa penetrare nell'opera. Guardate. Certo, a questo punto è praticamente l'osservatore che deve immaginare che c'è all'interno di questo lavoro, di questa decorazione. E perciò che io, ripeto, considero delle opere non finite, perché le devono finire stesso chi lo guarda, l'osservatore. E qui, come tu hai detto, praticamente ho cercato di rappresentare il mio stato d'animo, non tanto più con l'anatomia, ma bensì con il colore, una forza trasmessa attraverso il colore,
questo era quello che volevo rappresentare in questo quadro. Ma poi fai nascere la luce nello stesso istante come colore e come forma, vedete, certo. Perché è questo il punto. Sì. E poi non sei mai insolito, cioè non sei mai solito, appunto, sei sempre nuovo, diverso quasi, c'è quasi una devianza che però è altezza creativa. Guardate anche subito da questo effluvio cromatico, da questa apoteosi cromatica, subito in un'opera monocroma, ma grande esempio di pittura analitica. Che significa? Significa che a fronte di questa superficie, da cui però emergono sempre queste immagini laconiche di corpi reali, vediamo appunto una fisionomica tracciata, ebbene, l'apparente monocromia nasconde un universo di infinite potenzialità, dimostri quasi come lo spazio pittorico non possa essere afferrato. Questa, vedete, è tutta la tua dimostrazione. Ogni tassello, ogni immagine di Francisco Pablo porta con sé una complessità che è concentrata in ogni millimetro di quella pittura, di quest'arte, che, come dicevi, risente anche della tua esperienza, del tuo talento, che ti colloca con forti analogie nel territorio dell'incisione, appunto. Certo, certo. Ecco, l'incisione, come io dicevo, sia sulla conchiglia che Cammeo, ma anche poi gli studi sulle acque forti. Mi hanno appassionato parecchio e credo che nel colore questa influenza si vede. Sicuramente non c'è una pittura fatta classica con il pennello, e questo è fatto proprio dai miei studi di incisione, quella sulle acque forti, quelli fatti su Cammeo, ma anche quelli fatti in scultura col marmo. Queste sono quelle che mi hanno appassionato di più e le ho trasportati nella pittura. E vediamo adesso una quinta opera. Francisco, ecco, vediamo, voi sapete che il programma qui, comunque la bellezza del nostro spazio è proprio quello di essere totalmente incondizionati, cioè di avere quella libertà anche di comunicazione, perché deve essere così, cioè non ci può essere una struttura. Bene, ma guardate ancora una volta la carica cromatica, cioè la concentrazione di tesori sovrumani, di colore in queste abilità. È sempre queste diagonali che poi determinano la forma, questo, sì. E questo è stupendo. Cioè questa luce improvvisa che si fa forma, si fa sagoma. E quindi è come se tu rappresentassi proprio il tuo labirinto interiore, la tua anima, rappresenta l'anima l'artista. Esatto. Attraverso il colore. E poi è grande coraggio, ma grande forza e poi alla fine valore artistico proprio, quello di scegliere certi colori che non è assolutamente facile governare. L'arancio fosforescente è qualcosa che non è governabile con tranquillità. Assolutamente no, è difficile una tavolozza con questi tipi di colori, perché sono anche molto sensibili, quindi non sono facilmente mischiabili con altri colori e creare delle tonalità particolari. In quest'opera ancora di più si può vedere un personaggio, e in questo personaggio si cerca di far intravedere anche il suo pensiero, per l'appunto. Cioè il personaggio sì, ma alla fine è il pensiero, sì, di cui è portato il personaggio. E già lo avvertiamo, sentiamo quello che pensa, anche se solo lo possiamo... Esatto. Noi vediamo questa mano praticamente rappresenta il pensiero. Questa persona sta pensando, a un familiare, a un amico. Questa interpretazione poi lo darà l'osservatore, nuovamente. Insomma, la mia pittura è quello di cercare di rappresentare ciò che non si può né vedere né toccare, ma che esiste, ossia il pensiero, lo stato d'animo, le sensazioni. Cioè, ecco, rappresenti non ciò che si vede, ma ciò che si sente, sì. Oppure ciò che si vede di ciò che si sente, cosa che ti avvicina molto anche al tuo grande artista, non preferito, che la preferenza è sempre una forma di deviazione dell'arte, ma verso l'artista verso cui nutri un ossequio quasi, ecco, che è, certo, Picasso, cioè rappresentava appunto l'essenza in definitiva, ecco. Allora, questo viaggio dentro l'essenza, dentro il colore, dentro questa interpretazione di un artista che è come un romanziere che volutamente toglie il finale alle sue opere, certo, perché vuole l'interazione, la collaborazione, la complicità con chi osserva e gode di quelle immagini. Adesso
sono spettacoli continui di natura squadernata. 5 opere e poi vediamone subito altre 5 di Francisco Pablo. Dunque, l'analisi, la ricerca, anche pittura analitica di Francisco Pablo. Adesso vediamo altre 5 immagini emblematiche, 5 opere scelte per quello che sono, per come sono fatte, per questa evidente qualità. Guardate anche questa immagine, per esempio, come il registro cromatico lasci il posto ad un qualcosa di più sottile, ancora più introspettivo. Vedete? E questa disposizione dell'artista a rendere il complesso anche in ogni dettaglio, in ogni singola increspatura, quasi potremmo dire, di questi acrilici su tavola. Allora, qui Francisco torna il discorso dell'apparizione di queste forme strutturate, sì, all'interno di uno spazio che di per sé è complesso. Beh, sì. Per quanto riguarda l'opera in sé per sé, questo ricorda un po' il genere che poi ho presentato alla mia tesi di laurea. La mia tesi di laurea praticamente era basata sulla guerra e l'obiettivo mio era quello di riassumere gli orrori di una guerra in una sola immagine. E quindi per fare questo ho preso delle immagini di un bambino che mi potevano maggiormente riassumere tutto in una sola immagine. Che fossero emblematiche, diciamo, emblematiche. Un'immagine totale. E in quel caso, per cercare di immedesimarmi più possibile in una situazione del genere, non presi l'immagine di un bambino qualsiasi, ma ho preso una mia immagine di quando ero piccolo. E questo quadro, che è venuto a distanza di tempo, comunque ricorda un po' questa idea con cui io realizzai quei lavori per la mia tesi di laurea. Quindi ecco, questa è una rappresentazione, un'idea, vedete, come la pittura, l'arte di Francisco Pablo sia anche un'arte narrativa, cioè che può spiegare, raccontare. È certo un'estetica collocata ai limiti dell'informale, territori. Forse viene in mente a qualche collezionista che sta seguendo la suggestione di San Filippo, per esempio. Cioè queste forme segniche che infittiscono lo spazio, che conquistano lo spazio. Vedete? Queste nuvole quasi di segno, questo informale segnico, questa grafia dell'artista, questa calligrafia, questa sua personale scrittura, che poi lo porta anche ad impugnare i problemi e la magia della storia, proprio della guerra. Avete visto la ricerca di immagini totali. Come, guardate, chissà se qualcuno in pittura, in arte, può spiegare meglio di così la riflessione, la predisposizione a riflettere sulle cose, la predisposizione a essere attenti alla meditazione zen, quasi alla riflessione, vedete? E sempre torna questa, non serve la firma a Francisco Pablo per essere riconoscibile, anche se vedo che le tue opere sono sempre firmate in modo anche preciso proprio, ma riconosci, ecco, voi provate a riprodurre una qualunque opera di Francisco Pablo non a colori nel bianco e nero e già l'avete perduto, perché sei sempre quasi intrinsecamente policromo. Quando appare il nero, quel nero lo fa per esprimere proprio una violazione, un incidente, una malattia che è evidente in questi segni, quasi in questa, vedete, in questo alveo di fiume che costeggia il colore. Ecco come nasce la forma di Francisco Pablo, ecco come nasce questo talento che ci insegna proprio ad essere liberi nell'interpretare, nel creare. Da questa immagine, volevi aggiungere, dire qualcosa, Francisco? Beh, certo, qui ho voluto giocare molto sul colore, e per farlo risaltare in queste ultime opere, in queste altre opere, ho utilizzato un fondo nero. In nero proprio appunto per dare risalto a quei colori particolarmente vivaci e forti, e il contrasto tra nero, grigi e luce
è uno studio che a me mi ha dato molta soddisfazione e sto continuando su questa strada. E siamo pronti adesso per entrare, per godere, per approfondire, per vedere un'opera totale. Guardate questa forma che è concepita in uno spazio. Immagine stupenda, vedete la grandezza di Francisco Pablo. In questa struttura l'informale segna una forma quasi una monade incorruttibile e poi la spiegazione, il rapportare questi colori che hanno una gerarchia, o meglio l'artista non stabilisce gerarchie per i colori, ma sono i colori che si accordano placidamente con l'insieme. Nasce una forma strutturata pura, mai vista prima nella storia della pittura, eppure qui rappresentata. Questa, ecco, sentiamo dall'artista stesso la genesi, l'evoluzione, proprio l'arrivo, il punto d'arrivo con questa immagine. Qua ci sono stati un po' di studi e l'idea di base, almeno come fantasia strutturale, era quasi quella di voler rappresentare un pezzo di affresco. E quindi il fondo nero doveva far risaltare e immaginare quasi come se in una parete era rimasto un pezzo di un affresco. E ancora una volta andiamo con il nero di fondo, andiamo a far risaltare alcuni colori, alcune sfaccettature e alcune forme. Forme che anche in questo caso noi andiamo a vedere che praticamente sarà lo stesso osservatore che darà l'impressione finale, la sua sensazione finale. Sì, perché torna sempre, ancora una volta, cioè, è come se l'artista non bastasse aver folgorato per sempre lo spettatore, ma chiede proprio che lo spettatore sia partecipe del processo ermeneutico, di interpretazione, di spiegazione proprio dell'opera. Ma sapete che nell'arte conta vedere molte immagini, tanti quadri, quanti più quadri vedi, tanto più puoi riconoscere le forme. Sì, vedi questo e subito senti l'apparizione improvvisa di qualcosa di nuovo, di mai visto prima. Sì, infatti quasi come se chi lo osserva deve andare con il pennello e andare a rifinire l'opera. Poi sono forme che attraggono, come attrae, guardate ancora. Ecco, parlavo del nero prima in Francisco Pablo, quel nero che ha un peso, che ha una quantità, che ha un assorbimento così importante in certe opere, perché crea forma ed è paritario al colore, guardate. La complessità è sempre sostenutissima nelle singole variazioni cromatiche, in questi tasselli di informale scenico e di informale cromatico, con l'aggiunta del surrealismo del colore proprio, perché non sono mai colori reali, ma sono colori surreali. D'altro canto la pittura, l'arte di Francisco Pablo si orienta verso processi psicologici, introspettivi, adleriani, potremmo dire, ecco. Ma il nero qui parla di un simbolismo esistenziale, parla di oggettivare qualche difficoltà o qualche aspetto di un vissuto che diventa opera d'arte. Qua c'ho poco da dire, hai detto praticamente tutto tu. La decorazione questa volta è più all'interno delle figure, mentre in altre opere magari si vede più all'esterno. E quindi qua ci sta un'evoluzione del mio stile, delle mie tecniche. Ma anche qua chiaramente penso che si riesce, chi mi conosce lo guarda e credo che subito riconosce che quest'opera è stata fatta da me, praticamente, senza guardare. Certo, no, il timbro, l'appartenenza all'artista è indiscutibile, ti rimarrà sempre questa tua invenzione. Certo che tu attraverso questo stile, questo stilema, riesci a rappresentare, a creare, a inventare, a inverare. E adesso siamo pronti ancora per vedere un'altra immagine. Ecco, questa è sicuramente una visione, vedete, che dove
ci si spinge veramente verso il profondo dell'indagine labirintica, intesa come labirinto dell'uomo, dell'anima proprio, dello spirito. Vedete come l'artista ha isolato proprio il colore in un nero assoluto, quasi a indicare l'esaltazione del colore, ma l'esaltazione di questa lettura sua personalissima, inconscia. Ed è anche questo un aspetto molto contemporaneo, quello di rappresentare, diciamo, attraverso il linguaggio informale, ma che nella misura di Francesco Fabbro non è mai puramente informale, ma è anche il limite del figurativo, perché qui vedete anche la delicatezza di questo sguardo, sì, quasi, che riusciamo a intravedere. Però tutto come sospeso in una dimensione nera, forse cupa, certo, ma che esalta ancor più quell'idea cromatica, che è un'idea profondamente interiore all'artista. Beh, sì, sicuramente. Poi nella stessa decorazione, qui all'interno, quindi nel corpo, anche in questo caso ho voluto lasciare stare, non ho voluto definire bene le forme, anche in questo caso, perché là c'è la fantasia dell'osservatore che deve cercare di trovare le forme, le forme più idonee al suo stato d'animo di quel momento. Ecco, l'artista parla spesso di decorazione. Decorazione significa la volontà di non accontentarsi, di esprimere solo un concetto, ma proprio di portare a carpire, a catturare quegli attimi esemplari che sono concentrati anche nella rappresentazione di qualcosa che deve essere subito godibile, fruibile. Vengono in mente certe esperienze di pittura astratta, informale, proprio alla Perilli, cioè quella volontà di creare un linguaggio, o corpora, un linguaggio astratto che piaccia subito, che trascini lo spettatore, perché per l'artista il coinvolgimento anche emozionale e psicologico di chi guarda è fondamentale. Beh, per... tu hai detto anche, io direi soprattutto. Ecco, o addirittura diventa proprio una totalità, sì, creativa. Sì, questa... sì, voi, a me... Cioè tu cerchi cerchi il pubblico. Cerco il pubblico che si riesca a immedesimare, quindi deve essere colpito da un determinato lavoro e deve cercare di immedesimarsi. Questo è il mio lavoro, cercare di far immedesimare l'osservatore nelle mie opere. Cioè ognuno riesca a vedere i suoi stati d'animo in questi lavori. Ognuno deve poter riconoscere, poter comunque trovare delle vie di verità, delle possibilità attraverso, giusto, queste foreste cromatiche. Io vedo sempre come dei paesaggi aperti, delle rappresentazioni che vanno esplorate, occorre entrare in quella cromia per poi trovare delle... è chiaro che l'artista Francesco Pablo dunque ha a cuore anche le tematiche legate alle risposte ancestrali, gli archetipi inconsci, cioè la vita, la libertà, la giustizia, insomma, sono aspetti che vediamo in queste immagini, però rese con un timbro personale. Dunque, riassumendo, ecco, vedete come nel ben impaginato libro della storia dell'arte, della critica d'arte, Francesco Pablo abbia diritto ad un suo spazio per via di questa possibilità di questa variazione infinitamente sensibile su questi temi, che sono tante preghiere, tante riflessioni, ma ottenute per via cromatica proprio, e con una scelta ben precisa che il risente pienamente della sua vocazione artistica, che si è misurata con l'intarsio, che si è misurata con ciò che è difficile comunque, certo, con ciò che è ricerca, preparazione, studio. Ecco, componenti che ci vengono da Francesco Pablo, l'artista, lo ricordo, campano di Torre del Greco, sì, che è stato protagonista oggi qui con noi di Tra forma e colore, e attraverso le sue parole, ma le sue immagini soprattutto, sono convinto che avete visto realmente qualcosa di nuovo che ci riporta sempre all'idea che l'arte, insomma, deve sopravvivere un po' contro ogni finta chimera. Bene, io ringrazio Francesco Pablo.
grazie. Ecco, per la tua presenza qui, anche di stimolante, di contenuto, di spiegazione proprio vicino alle tue opere, anche per come, anche per la tua intelligenza proprio nel cercare di andare incontro al pubblico, ma non con un finto monumentalismo, proprio per condividere certi aspetti emozionali, esatto, con chi guarda le tue opere, e attraverso il potere dei mass media sicuramente queste opere sono entrate a far parte della collezione almeno ideale di tante persone. Grazie Francisco Pablo, con noi a Tra Forma e Colore.